Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Come sempre ti ricordo che ci siamo ogni venerdì pomeriggio, ci trovi nei nostri video alle 5 circa. Oggi è venerdì 7, sono le 13 e 10, da poco passate. Sono appena tornato a casa dal lavoro, devo fare tutta la casa come sempre. C'è una bellissima giornata, andiamo a vedere fuori immediatamente com'è. Bellissima giornata oggi, domani saremo ad Abington Park perché c'è una specie di fiera di tutti gli ortaggi, frutta e verdura del Northamptonshire. Nel frattempo che faccio due lavatrici e aspiro tutta la casa, vorrei fare una piccola sorpresina alla Anna. Prenderò qualche fiore. Io di solito non li compro mai i fiori. Ho fatto il fiorista per tantissimi anni e non diventavo proprio matto come tipo di regalo, faccio altri regali, però per l'occasione volevo fare una piccola sorpresa alla Anna e così poi magari condivido in questo video che sto registrando in questo momento qui, così lo vedrete anche voi. Bene, ma torniamo subito al lavoro. See you later! Ci metteremo 1 ora e 18, giusto il tempo per passare l'aspirapolvere. Poi inizierò a fare la seconda lavatrice. Mentre i gatti si godono il sole. Mamma, che bella c'è la fila. La camera l'abbiamo fatta, è stata tutta aspirata. Adesso basta soltanto passare dello straccio per la polvere. E anche il bagno l'abbiamo fatto, sempre lo straccio solo per la polvere. Devo fare tutto ciò prima che arrivi Anna. Corridoio fatto e anche l'ufficio barra studio è stato aspirato tutto. Adesso devo muovermi, rifare le scale e passare lo straccio per la polvere. E anche il piccolo bagno è stato fatto. E anche il soggiorno è stato aspirato. Non manca solo che stendere e poi usciamo a prendere i fiori per Anna. C'è la lavatrice che sta andando e sta per finire. Sono fra circa 26 minuti. Ho giusto il tempo di andare al supermercato a comprare i fiori per Anna. Non c'è niente di speciale, non è San Valentino, non è assolutamente niente. Questo video finirà esattamente domani mattina, quando faremo la sorpresa. Nel frattempo, adesso andrò a tagliare questa bottiglia e poi andremo a nasconderla laggiù, dentro nella baracca che abbiamo, perché lei tanto lì non ci va mai, quindi posso fare che domani mattina mi alzo presto, le faccio la sorpresa, che lei non se l'aspetta, magari di vedere di trovarsi la colazione pronta con due fiori davanti. Ecco, e devo volare assolutamente a tagliare questa bottiglia. Via, via, via. Andiamo a nascondere il nostro improvvisato vaso di fiori nella baracca. Oddio, guarda l'acqua che c'è qui, pazzesco. Mi sta ghiaccio, c'è anche il ghiaccio, ragazzi. Fa freddo infatti, eh. Qua ancora gela, eh. Anche questo, guardate che roba. Abbiamo il ghiaccio. Che meraviglia. È bellissimo. Quelli siete voi, siete. Guardate quante cose, devo mettermi a far pulizie perché veramente ne ho tantissime. Beh, intanto lasciamo il vaso qui, il vaso improvvisato qui. E adesso andiamo di corsa al supermercato a prendere dei fiori prima che torni Anna, perché dopo dovremo andare a fare la spesa insieme e lei non sa nulla. Loro vorrebbero uscire, ma non si può. Lascio Maria qui a casa, mia cognata, che sta sistemando, come vedete, tutte le cose. Lei è bravissima, fa l'ingresso, fa. Salve! Ciao, Salve, ciao, salve! ciao, ciao YouTube! Salve YouTube! E così, mi infilo la giacca e ce ne andiamo.
Sono uscito di casa e adesso mi avvio per andare a comprare i fiori. Là in fondo abito io, alla fine di questa via. E qua c'è il passaggio segreto che porta direttamente al supermercato o ai supermercati, visto che è tutto comodissimo. Bisogna che vi faccia vedere questa cosa. C'è questo passaggio che è pedonale ed è a fianco all'autostrada, infatti si sente rumore. E poi va anche di là. Noi di solito facciamo questa passeggiata, poi di là non c'è più l'autostrada perché entriamo già nel quartiere, quindi c'è meno rumore. E guardate che figata, questa passerella è troppo bella. Anche per i disabili, è comodissima, si va sopra e si entra direttamente nel supermercato che lo vedete là in fondo. Adesso andiamo lì. E poi là comprerò i fiori per Anna, così domani mattina li trova per colazione. Questa è la stessa strada, ragazzi, che facciamo noi tutte le mattine, io e Anna, solo che io, dove vedete in fondo, giro a sinistra perché faccio car sharing col mio collega, mentre lei va di qua, che lì sul ponte c'è sempre confusione e quindi è molto meglio venire a piedi. Si può anche parcheggiare nella dieta là dietro, io in questo caso sono venuto a piedi. Laggiù c'è un Lidl, qui, e poi di là dietro l'albero c'è il McDonald's. Questo è il Weston Fabel Shopping Center. È molto comodo, è ben strutturato. Qua c'è il Mandarino, che è un ristorante tipo buffet che serve una cucina orientale. Laggiù c'è un negozio per animali che di solito noi compriamo sempre. Ora entriamo dietro di me, alle mie spalle. E poi chiaramente dovrò spegnere la telecamera perché non si può riprendere dentro i locali. Ci vediamo dopo. Ed eccomi, sono appena uscito da Tesco, questo era l'ingresso, e ho comprato una borsa di fiori che dopo andrò a fare una composizione per Anna, visto che io ero fiorista. Noi chiaramente ci vediamo a casa. Ho speso 15 pound in totale, 15 pound 75 in totale, compreso la confezione, compreso anche un piccolo regalo che è del cibo che voglio inserire dentro il mazzo di fiori che poi andremo a fare, e poi è anche il bigliettino, tutto incluso, visto che il prezzo non era male. Vediamo se mi ricordo ancora come si fanno i mazzi di fiori. Sono passati, ragazzi, 4 più 3 fa 7, la bellezza di quasi 8 anni che non tocco un mazzo di fiori, e quindi sì, si vedrà. La gente è curiosa. Ci vediamo a casa. Sono tutti i ragazzini che stanno arrivando e quindi ho fatto bene ad andare a piedi. Hi there! Ragazzini che mi salutano, troppo figo. E così abbiamo fatto bene ad andare a piedi. E questa è casa mia. Adesso entriamo, mettiamo via i fiori che sono appena andato a comprare. E così. Eccoci rientrati. Qui si possono vedere tutto il traffico che c'è di pomeriggio e chiaramente siamo vicini alle scuole, quindi c'è un sacco di gente che va a prendere i bambini. Ecco perché ho preferito andare a piedi al supermercato. Ragazzi, noi adesso andremo a fare l'unbagging nuovamente,
dei fiori che ho comprato, sì, che andremo a vedere cosa ho comprato e perché l'ho comprato. E un'altra cosa importante, sono venuto qua di sopra, che è l'ufficio barra studio barra set di YouTube, perché giù c'è ancora Maria, mia cognata, che sta facendo le pulizie, quindi è meglio venire qua sopra perché si sente meglio. Nella borsa cosa c'è? Ho comprato questa che diventerà la carta per fare la confezione. Questa si chiama gipsofila e costa 2 pound, molto usata in Italia. Abbiamo comprato dei tulipani per 3 pound, eccoli qua. Sono tulipanini piccolini. Io di solito compravo quelli olandesi, quelli grossi olandesi che mi piacevano un sacco. Costavano, perché li vendevo... Questi sono 10, 2, 4, 6, 8, sono 9 addirittura, sono 9, vabbè. Io li compravo, li pagavo 30, 40 centesimi più IVA, più trasporto, eccetera, e li vendevo a mazzi da 10 a 6 euro, ma sto parlando di 10-15 anni fa, quindi. Questi sono i Lisianthus, questo è uno dei fiori preferiti di Anna. Lisianthus, 4 pound, e garantiti 5 giorni. E ne abbiamo qui, a parte che si sono anche ramificati, quindi non fa testo, 2, 4, 5, barra 6 rami, che però dentro sono vari colori. Abbiamo il viola e il bianco, poi tutti i boccioli. È un fiore che dura veramente tantissimo. Io preferisco questo tipo di fiori qua, tipo fiori di campo, che non fa le solite rose, i lilium che profumano, odori forti. E che per carità sono belli, però non è proprio il mio genere. Poi ho comprato, che non è un fiore ma è il regalo, è una stupidaggine, lo so, però è carina ed è anche gluten free, quindi sono sono 5 double choc lunchbox love cakes, sono dei piccoli stuzzichini gluten free senza glutine che hanno, le piacciono e stanno anche bene come confeziona, li mettiamo dentro. Ho comprato questo bigliettino che mi sembrava veramente carino, you're so special, you grow more lovely day by day, cioè tu sei davvero speciale e lo diventi ogni giorno di più, sei molto amorosa giorno dopo giorno. Qua è carino perché il bigliettino dice with each moment we share and every memory we make with love on, sarebbe un bigliettino da San Valentino, on Valentine's Day. Allora, cosa dice? Per with each moment, per ogni momento che abbiamo condiviso, we share, and every memory we make, and every memory we make, cioè per tutti i ricordi che facciamo, no? Con amore, with love, on Valentine's Day. Ed è carino, io adesso cancellerò questa cosa qui. E vorrei metterci qualcosa di mio per far vedere che è qualcosa di speciale, che l'ho fatto prima di San Valentino, perché le cose belle, di solito, le sorprese riescono quando chiaramente lo fai prima o fuori dalle solite date. Almeno io sono fatto così, a me piacciono fare le sorprese fuori dai... Non sono un tipo che rispetta tanto le date, ecco, a parte vabbè, il matrimonio, a parte quelle date lì. Il compleanno anche lì non è che mi piace tanto festeggiarlo. Preferisco, quando meno te l'aspetti, si va lì. Perché? Perché di sì. Non c'è un perché, non c'è una data, non c'è un momento, non c'è... Siamo solo io e te che deve esserci sempre questa cosa, questa tensione amorosa. Va bene, quindi ragazzi... Il mazzo lo faccio già adesso, così domani mattina è già pronto, basta asciugarlo, lo metto dentro a quel vaso, quella specie di vaso che ho creato con la bottiglia d'acqua e così per domani mattina è già pronto, devo soltanto andare nel capanno e prenderlo e metterlo sul tavolo, ecco, lì col bigliettino pronto. Questo è lo scontrino, sono andato da Tesco, in più ho pagato in contanti perché sennò se Anna va a controllare... Abbiamo un conto in condivisione ogni venerdì, oggi è venerdì, lei controlla sempre il bilancio, se vede che sono usciti dei soldi dalla carta si chiede giustamente, noi non abbiamo segreti, però così almeno non è stata rovinata la sorpresa e qui ho tutto quello che ho speso. Eccolo qui, questo è lo scontrino, ho speso 15 pound e 75 in tutto. E poi qua in borsa, un'altra cosa, ho speso...
Un pound di elastici. Perché gli elastici? Perché gli elastici sono fenomenali per legare le cose. E poi il mazzo andremo a farlo a gambi lunghi, così salviamo anche i gambi dei fiori. E così una volta aperto il mazzo, cioè presentato e tutto, si può di nuovo riutilizzare, quindi fare tutti i piccoli vasetti. Questa è una cosa che io consigliavo sempre quando facevo il fiorista, perché mantieni i gambi lunghi, quindi i fiori puoi tagliarli e ritagliarli, ti durano almeno 10-15 giorni facendo con questa maniera qui. I bouquet chiaramente hanno i fiori, i gambi corti. Mentre così, facendolo a mazzo steso, innanzitutto è molto più scenografico perché è molto più grande. Andiamo a fare questo bel mazzo. Lei non se l'aspetta, devo fare tutto prima che lei torni a casa, sennò sono rovinato. Mi hanno messo anche la soluzione per trisali. Queste qua, ogni tanto, cercate di non buttare via le confezioni, perché sotto spesso vi mettono i sali, i minerali, tutte queste cose qua di cui hanno bisogno i fiori, che troverebbero nutrienti sulla ter nella terra. E invece così. Io ero un mastro fiorista, ho studiato queste cose e poi vabbè, si sa, in Italia ho dovuto chiudere perché qui non c'è. Guarda che carino, il fiorellino lì. E un altro trucco che vi svelo, i colori chiari vanno sempre su perché sono più leggeri, i colori scuri, qualsiasi essi siano, più giù perché sono più intensi. Se posso darvi un consiglio da fiorista, ex fiorista, ne abbiamo uno bianco che metteremo al centro. Dunque qua sì, togliamo un po' le foglie così. Tra l'altro non posso neanche sporcare perché sennò lei se ne accorge. Sto mettendo tutto dentro la borsa. Così. Ho tolto solo le parti più importanti. Adesso andiamo già a metterci un altro bianco, eccolo qua, i primi due bianchi in alto, i più alti di tutti devono essere questi due, un po' più qua, così andiamo già a inserire un po' di disofila. Diciamo che me la cavo abbastanza bene, come fiorista. Poi chi mi ha conosciuto sa che ho fatto quasi 20, sì, no, di più, 30, una media di 30-35 matrimoni all'anno per 12 anni. Quanti sono? 350 matrimoni. L'esperienza ne ho avuto tanta, sia come mercato di fiori, sia come vendite, sia come. E la gente penso che un po' gli manco, però l'Italia non mi ha voluto bene, tra tasse e cose. Non. Mi dispiace anche, però d'altra parte non si può. Allora, già qui faremo un laccio con l'elastico perché i tulipani hanno i gambi corti, ragazzi, non si possono tagliare. Anzi, andremo a tagliarli lo stesso, però eccolo qua. Il mazzo è già pronto, non c'è bisogno di nulla. Si va a scalare chiaramente, poi già qui inseriremo il primo elastico. Eccolo qua, il trucco è questo. Così avete la mano sempre libera per poter legare. Si può tagliare già qualcosa, ma proprio poco, perché voglio che siano i più lunghi possibili, in modo che domani può tagliarli lei. Con questa mano qui, con la sinistra, vado a prendere l'elastico, così, vi insegno i trucchi del mestiere, così, allargo, entro, faccio il doppio nodo, riprendo. Sì, mi ricordo ancora come si fa il fiorista, ragazzi. Qua ci andrebbero delle belle foglie, tra l'altro, che si potrebbero aggiungere dal giardino. Che figata, lo facciamo.
in giardino. Andremo a scegliere una pianta. Io direi assolutamente questa. Ci sta troppo bene, ragazzi. È troppo bella. Taglieremo due bei ciuffoni di questi qua, tra l'altro è gratis, e la inseriremo nel nostro bouquet. Se avete delle piante a casa così, potete utilizzarle benissimo, tanto loro non fanno male. Entrando si sente un sacco il profumo di fiori, devo lasciare aperte le finestre, se no è un disastro. Andiamo a inserire queste belle foglie verdi, che tra l'altro gonfiano anche il mazzo, e infatti guardate che roba, diventa molto più importante. Devo muovermi, altrimenti Anna scopre le cose e non mi piace. Bene, ce l'abbiamo fatta, anche se la trovo duro legare con questo, però il mazzo c'è. Ho tagliato un altro foglio di carta, perché con questo qui andremo a creare quello che dovrà essere il fiocco davanti, diciamo. Io utilizzavo delle retine colorate per fare i miei mazzi. Se arriviamo a 1000 iscritti, vi prometto che vi farò vedere tutta la nostra storia, anche di quando ero fiorista, quindi impegnatevi. Io, ragazzi, ho finito, adesso andiamo a metterlo a bagno e a nasconderlo. Vado a farmi la doccia, vado a farmi tutte le mie cose normali, così lei non sa da dove arrivi questo mazzo. Vi faccio vedere quanto è grande, così potete capire la dimensione, partendo da semplici fiori presi al supermercato. Questi li andremo a inserire dopo, Penso sia contenta. Con la carta abbiamo fatto dei fiocchi, perché la parte chiaramente interna della carta è bianca, noi vogliamo che ci sia solo colore in primo piano, quindi l'effetto è questo qui. Ho applicato il bigliettino qui, così poi domani quando lo prendo basta scriverlo, e qui ho applicato il nutrimento per i fiori. Vedete il verde come accompagna bene, mancava proprio quel tocco di sfondo nel mazzo. E poi domani sempre andrò a inserire questo, magari in questa nicchia qui, che ci sta troppo bene, sia come colori abbinati. Penso sia un bel regalo, Ho speso soltanto 15 pound, ragazzi. Avere un marito fiorista, lo so, ex fiorista. Ragazzi, e devo ancora andarmi a lavare, manca mezz'ora alle 4:30, cioè quando lei finisce, e devo ancora stendere la seconda lavatrice, non so come cavolo farò. Però, ragazzi, questo è il risultato. A lei piacciono i colori tenui, andiamo subito in capanno a nascondere il mazzo di fiori. E domattina presto prepareremo il mazzo di fiori sul tavolo. Anna è appena arrivata, è già su che si sta facendo la doccia, perché poi andiamo a fare la spesa. Lei non sa nulla e io sto già montando questo video che state vedendo in questo momento. È tutto lì. Sotto ci sono i link utili, Instagram soprattutto, perché lì condivido sempre il video che poi pubblicherò durante la settimana. Ecco, noi ci vediamo, spero che vi sia piaciuto questa cosa qui, e noi ci vediamo domani mattina con la sorpresa, che comincerà tra l'altro con un altro video. See you soon!